della Criminologia a Genova, siamo con il professore di informatica giuridica a Milano Giovanni Ziccardi. Si è parlato di odio e in particolar modo di come l'odio venga amplificato da internet. Quali le riflessioni che sono state fatte durante il suo intervento, professore? Ma la prima riflessione è quello che ha detto lei, che l'odio è tradizionale, cioè l'odio fa parte della storia dell'uomo, ma quando ha incontrato la tecnologia e i social network è stato veicolato, trattato e diffuso in maniera completamente nuova. Quindi l'odio in sé è l'odio tradizionale che riguarda la razza, che riguarda la religione, che riguarda la politica, che riguarda la paura del diverso e l'omofobia. Quando ha incontrato i social network ha avuto una modalità di amplificazione, di persistenza e di diffusione virale che diciamo non eravamo pronti ad affrontare perché erano completamente nuovi, e questo ha modificato completamente innanzitutto l'aspetto e l'approccio delle vittime, perché le vittime che vengono aggredite con queste modalità così amplificate, così persistenti e così virali soffrono molto di più con aggressioni di questo tipo che con aggressioni fisiche, per cui l'odio online è più forte, più violento dell'odio fisico e dell'aggressione fisica, e in più perché le tecnologie, le grandi piattaforme, i tantissimi contenuti che ogni minuto vengono diffusi e non riescono a gestire questo livello d'odio, e quindi questa è un po', diciamo, la novità che tutti stiamo cercando di affrontare, di capire come muoversi e quali rimedi trovare. Lei ha parlato anche di possibili soluzioni per questa diffusione di odio online. Sì, sulla carta ci sarebbero almeno tre tipi di soluzioni. Sono la soluzione dell'educazione, cioè educare all'affettività, alla legalità, all'uso di un linguaggio pacato, a quanto sia importante la contronarrazione, a quanto sia importante anche non diffondere ad esempio notizie false. L'educazione è molto complessa perché due dei soggetti che dovrebbero dare l'esempio oggi, cioè la parte della politica e parte della stampa, in realtà alimentano proprio questa confusione. Poi potrebbe essere, è importante il diritto, cioè il diritto deve intervenire nei casi più estremi e più, come dire, più violenti, a disciplinare senza toccare la libertà di manifestazione del pensiero. E poi dopo c'è l'aspetto della tecnologia, bisognerebbe cominciare a usare degli algoritmi, delle tecnologie, dei filtri, delle idee che al momento le grandi piattaforme oggi usano solo in ambito commerciale per cercare di contenere i messaggi d'odio. Secondo me una buona cocktail unendo il diritto, le tecnologie e l'educazione civica, l'educazione al rispetto del prossimo potrebbe essere una soluzione importante. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro.